Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video, finalmente, finalmente, finalmente riempiamo insieme la mia cucina. Ma che ha fatto? Ok. Riempiamo insieme la mia cucina. Sono felicissima perché ce l'ho fatta a finirla. Doveva essere finita molto prima, però diciamo che ho avuto un problemino tecnico con il rivestimento e la colpa era mia. Ho rallentato i lavori tipo per 2 mesi perché io non avevo la più pallida idea di come fare il rivestimento. Cioè, una cosa proprio che chi ha seguito la vicenda su Instagram, poracci, siete stati là, mi avete aiutato, consigliato, incoraggiato, di tutto e di più. Io proprio ero bloccata perché poi, lo sapete, io sono un po' matta. Cioè, dai, lo sapevo, non ci nascondiamo dietro un dito, siamo cresciuti insieme. Quindi conoscete le mie stranezze, io sono matta, io le guardo e le dico, sti cazzi, voglio far bionda, mi si bruciano i capelli, sto capelli ricrescono, oggi ci siamo, domani non si sa, quindi tocca fare tutto quello che ci piace. Voglio comprare qualcosa, c'ha un colore strano, oddio, però vabbè, chi se ne frega, ma metterò in qualche modo, non si butta via niente. Queste piastrelle, raga, io ho un'ansia proprio qua a bocca dello stomaco, e dice, oddio, se non mi piace come le cambio, come le stacco, non lo posso fare. Quindi stavo proprio con questo cruccio qua e dico, oddio, come le faccio io queste piastrelle? Alla fine ho aperto il caro vecchio amico Pinterest, ho scritto cucina bohemienne. E tutte le cucine meravigliose avevano sepiastrelle semplici, bianche, rettangolari. Per carità, chi c'aveva la fuga nera, chi è bianca, io ho fatta bianca. Però ho optato per il basic e alla fine ho detto ho fatto bene, potevo aprirlo prima Pinterest, perché comunque io non mi sapevo immaginare la cucina sopra sepiastrelle, come poteva venire. Là era tutto fatto, non restava che aprirlo. Io ho detto, vabbè. Meglio tardi che mai. Quindi niente, mi ritrovo qua. Questa stanza è stata fatta da zero. Quando era vuota mi sono messa qua, tipo quando pensi e ti girano i numeri vicino a destra, a cercare, capito, metà roba. Regà, è venuta benissimo. Poi, per carità, se avete uno stile diverso dal mio, gusti diversi, magari dici, ah, guarda, dici che merda. A me piace questo stile qua, questo stile Summer Crash, questo stile Bohemian, no? Quindi per me è perfetta. Se vi piace lo stile moderno, insomma, non è a casa che par caso vostro. Però, regà, io la guardo, so, è proprio bella, cioè me l'ero immaginata tutta qua ed è venuta meglio delle mie aspettative. Cioè, io guardo questo lampadario di Rafietta e dico, teso, sei la mia vita. Poi, evento più unico che raro, di fronte a me ho un televisore che chi mi conosce sa che io non guardo la televisione, nada, non manco accende. L'ultima volta che io, di mia spontanea volontà, ho acceso un televisore, erano quelli che tu spingevi 5 e si accendeva 5. Dal digitale in poi, se vado a casa di qualcuno la trovo accesa ma la guardo, se quando vado da mia madre la trovo accesa ma la guardo, ma io accendela da sola, no. Tant'è che io non avevo la televisione prima di questo, non ce l'ho manco in camera da letto. E mo addirittura mi ritrovo un televisore non troppo grande, non è grandissimo anche perché l'ho rimediato. Io anti TV che vado a comprare un televisore, non è ancora successo. E che c'ho Netflix, Prime, YouTube, tutto. Ma questi sono progressi, raga, questi sono progressi, questi sono progressi. E che altro vi dico? Allora, sta stanza è molto grande, potevo prendere una cucina almeno il doppio di quella che l'ho presa perché c'entrava. Però uno non volevo rinunciare al divano perché io lascio il tavolo, di fronte c'è il televisore con sopra il condizionatore che arriva l'aria qua, il divano che ti guardi la televisione quando hai finito di mangiare e la cucinetta. Potevo fare una cucina più grossa. Però ho pure pensato che tanto non mi serviva perché so io. My love. Cioè, siamo un due, non mi serviva. Chissà quanto spazio, i figli non li ho, se tutto procede secondo i miei piani non li avrò, ma non per qualcosa, raga, io a 15 anni ho capito che non volevo fare la mamma, ma fortunatamente c'è molta più consapevolezza di questa cosa, quindi la gente dice, ah, beh sì, effettivamente uno si può sentire bene con se stesso pure se non è madre, o semplicemente pensare che è meglio per dire che i figli non li fai piuttosto che magari falli e non te li inculi, no? E quindi mo c'è più apertura mentale su sta cosa, ma quando lo dicevo anni fa tutti, oddio, non fai figli, due palle che non vi dico. E quindi niente, se rimane tutto secondo i miei piani, io non avrò figli e non avrò un esercito da sfamare. Quindi a me sta cucinetta piccola mi basta e mi avanza.
Niente, Rea, sono contenta. Io adesso vi metto le clip di quando l'abbiamo riempita insieme, perché adesso so registrare la parte della intro, poi ci saranno dei piccoli pezzi dove ritorno io e la parte finale che io adesso mi metto a scrivere la lista delle cose che devo comprare, perché sicuramente mi sono scordata qualcosa, anche perché una volta che cucini ti rendi conto effettivamente di quello che ti manca. Stai a fare una cosa e dici: cazzo, questo non ce l'ho. E so già da subito che devo comprare i coperchi, che non li ho presi. E pentole ne ho prese 3-4 giusto per averle come inizio, ma so che devo prendere le altre. Però le altre cose tipo boh. E quindi mi affido a voi, mi affido a voi, perché adesso voi vedete io come la riempio e riuscite a capire pure quello che mi manca. E scrivetemelo nei commenti, raga, mi facilitereste la cosa in una maniera allucinante. E sempre a fine video, cioè che io lo faccio adesso, mi metto a scrivere la lista della spesa, perché devo fare ufficialmente la mia prima spesa e vi volevo portare con me a Pierpane, o zucchero, il sale, l'olio. No, l'olio ce l'ho perché vabbè, ho fammi cognato di produzione familiare, quindi sono l'olio quelli buoni. Però insomma mi mancano tutte le cose basic, no? Ho preso giusto un po' di schifezze sti giorni prima di fare sto video e tutto, perché se c'ho fame chiappo e magno. Qualche giorno fa su Instagram ho messo una storia che mi ha fatto un sacco ridere, perché inquadro il mio frigo dove si vede Pepsi zero, estate zero, aranciata zero, poi sali sopra tutti i dolci, unti e grassi. E ho detto: nella vita io devo essere felice, non coerente. Che poi solo su questo non so coerente, perché io penso di essere una delle persone più coerenti in questo mondo, perché io odio l'incoerenza. Da brava Ariete, ascendente Vergine. Teso. Niente. Vi ho tolto già troppo tempo, ma alla fine non è che ci siamo visti tanto sto periodo, quindi spero che vi faccia piacere stare in mia compagnia e andiamo a riempirla. Allora, questo è il punto della situazione. Finalmente, ragazzi, svuoterò la cabina armadio, la stanza armadio, perché ho tutte queste cose buttate qua da mesi e io odio il disordine. Mo dobbiamo portare tutto giù, dovrò fare 4 viaggi e oltretutto devo lavare tutto quanto. Questo è il portaposate, la mia vita. Le tovagliette per quando invito i miei nipoti che fanno il sushi, una cosa e un'altra. Guardate che carini! I cosetti del ghiaccio che vanno in freezer. E qua dentro, ragazzi, ho tutte le mie calamite. Ed è la cosa che mi elettrizza di più, cioè non vedo l'ora di attaccarle al frigo. Quindi, damose da fa'. Lavandino già con roba da lavare, la ciotolina nuova per Melù, tutte le pentole che ho preso ieri. Volevo farvi vedere la bellezza del mio tostapane comprato, non so, tipo 6 mesi fa, forse anche 7, no vabbè 6 penso. È bellissimo. Allora, i colori non c'entrano niente con la mia cucina, ma tanto non avrò gli elettrodomestici esposti, quindi quando mi serve lo tiro fuori dal mobile. Questo me l'ha fatto la mia amica. E niente, sarà una delle prime che inviterò a casa. Grazie, mo lo amo. E mo qua vi faccio vedere il contenuto più succulento. Che vabbè, ovviamente poi lo tireremo fuori insieme. Questa, regà, l'ho vista su TikTok, era viralissima, presa Lidl. Praticamente qua svitate il tappino e mettete del detersivo e esce dalla spugna e fate tatta. Infatti adesso la provo subito perché devo lavare tutto quanto, tutte le pentole, tutti i piatti, tutte queste cose qua. Questo vabbè è per gli Scottex, come vedete tutto bambù. Questo è tipo per insalata, queste sempre bambù. Lo lava tutto, ragazzi, sono tipo esaurita. Io poi odio lavare i piatti. Questo è per il sale da tavola. Questo è per il frigo, che mi è arrivato dopo, ve lo faccio vedere, è ancora vuoto per il momento perché è arrivato tutto ieri. Poi ho preso le bacchettine per fare il sushi carine, le mollettine per chiudere, non so, i biscotti, questi qua per zucchero, sale, cose così. Aspettate, mo spacco tutto. Ah, se non lo sapete, qua mi sono ustionata con la piastra perché l'avevo detto su TikTok quando impacchetto gli ordini, il TikTok del negozio. Regà, sembrava pure un taglio superficiale, in realtà mi manca proprio tipo un pezzo di dito, vedete?
Cioè, veramente una cosa schifosa. Questa qua, guardate che carina! La bottiglietta trasparente per l'acqua, per il latte, per il succo, con l'unicorno. Queste sono le ciotoline che avevo comprato io su un sito che non mi ricordo, Bropol, se chiama, cosa del genere. E sono quelle per fare il... Non mi viene! Per fare il poké. Sono veramente carine, fatte con vero legno di cocco. Sono tipo 4. Un contenitore tipo quando te porti da mangiare in giro, che avevo trovato sempre nei buste Tiger, ma mi piace perché se vedete là c'ha tipo il tappo Summer Crush. Queste sono cannucce di carta dei Barbie, stuzzicadenti a cuore. Vabbè, ci stanno un po' di cianfrusaglie. Questo ho preso al Mauris per fare schiumetta nel cappuccino. Ho preso i coltelli, sempre Summer Crush. Qua un pacco avevo comprato io, un pacco mi ha regalato la ragazza di mio nipote, quindi sono doppie. Voi sapete che io amo la roba doppia anche se mi si rompe. Poi questa me l'ha comprata Sonia da Primark, guardate quanto è bella, che vibes potenti. Questa l'avevo trovato nelle buste Tiger, dove avevi i canavacci dentro, molto bene, molto bene. Qua ci metterò tutte le bustine da spesa, di quelle traspare, insomma, così. E niente, raga, là c'è l'oliera, e forchette, cucchiai, insomma. Sedemo da fa. Io adesso lavo tutto e ritorno quando stiamo per sistemare la roba insieme. Ragazzi, piccolo aggiornamento della situazione attuale. Sto lavando tutto quanto. È ora di riempire il cassetto delle posate. Allora, questo è l'aggeggio che va dentro, l'ho comprato da Pepco ed è tipo regolabile. Ecco qua. Perfetto. Allora, questi li mettiamo qua. Spento il condizionatore che faceva un casino. Qua mettiamo le forchette. Aspettate che sono ancora bagnatrici. Mi sono asciugata perché sennò fanno tipo quell'effetto zozzo, tipo effetto calcare. Ok, qua. Poi accanto ci mettiamo i coltelli, ma prima asciugo i cucchiai perché li metto di qua. Sono dimenticata una forchetta. Che ce lo fa con tutti questi cucchiai? Io non lo so. I coltelli e i cucchiaini. Questa la metto sempre di qua. Il montalatte lo mettiamo qua. Poi questi qua l'ho trovati nella calza da Befana di Barbie. So dei misurini, alla fine sono comodi, metto qua. Questi sono due apribottiglia troppo carini, troppo Summer Crush. Li mettiamo qua. Questi sono i stampini per fare i biscotti di Barbie. Mettiamo qua e questo è fatto a caramella. Queste sono delle pinze per chiudere i biscotti. Le metto qua. Troppo carine. E c'ho pure queste qua. Così, e questo lo metto di qua. Forbici da cucina e per ora direi che basta. Poi, se sistemando adesso trovo qualcos'altro in giro, lo andiamo ad aggiungere. Allora, qua sul piano è ancora da sistemare, però ve lo volevo far vedere subito perché questo qua lo terrò qui sopra, che è il poggiapentola di Benidorm, che ho preso a Benidorm. Questo viaggio mi è rimasto proprio nel cuore, quindi non vedevo l'ora di tirarlo fuori. Stava qua dentro. E questi, raga, rifatevi l'occhio, è un pezzo veramente vintage. Sono due piatti. Se li vedete zozzi è perché ancora li devo lavare e stavano impolverati. Due piatti del 2006. Questi l'hanno presi mia madre e mio padre all'autogrill, quando te davano, insomma, i piatti, e stavano buttati dentro l'armadio tipo da anni, appunto dal 2006, insomma, mai stati usati. E mia madre ha detto: boh, ma che ce famo con sti cosi? Ho detto: senti, mi dai? Ha detto: pigliateli.
Niente, raga, c'ho non un valore affettivo, però mi ricordano mia madre, mio padre, insomma, mi sono voluti tenere, alla fine ci mangerò la pizza, ecco. So carini, poi sono due, si chiamano impepata di cozze. Adesso cerchiamo di riempire il cassetto sotto al forno con tutti i piccetti che non mi servono nel quotidiano. Allora, come prima cosa andrei a mettere l'olietta dei Barbie, così, se riesco la schiaccio dalla tovaglietta in legno. Ok, perché queste tovagliette in legno ne ho prese 6, tipo quando si fa serata sushi o semplicemente se si vuole mangiare, cioè non è che, vabbè, avete capito. Poi metto le cannucce del Barbie che mi aveva regalato qualche anno fa sta ragazza che c'è sto negozio e me ne ha dati 2 pacchi, infatti un pacco è finito, l'altro mettiamo qua, cannucce di carta. Poi queste ce n'ho altre, non so dove ho messo, vabbè, tutto qua giù, queste qua, bacchette. C'ho questi qua tipo per fare dei mini spiedini, che ne so, ci metti mozzarella ciliegina, alpachino, oppure metti in olive così. Non so, erano carini, ragazzi, sono Summer Crush che li ho presi. Poi questi sono sempre 2 sottopentola, mettiamo qua. Questi sono quelli di Tiger, che direi che ora ve le vaglia la carta dentro. Avevo trovati nelle buste. Voi non lo sapete, ma c'ho tipo 7-8 buste da aprire. Stanno lì da almeno 5-6 mesi, infatti in settimana le apriamo. Stessa cosa per questi col cactus, se siete fa un aperitivo, una cosetta, sono carini, e poi sono verdi. Questi qua regala, avevo trovati nei buste dei Tiger, che sono tipo dei cosi chiudi busta, che inizialmente mi sembravano molto inutili, sinceramente anche adesso, però non lo so, vedremo. Potrei utilizzarli, quindi li mettiamo qua, se butta niente. Questi qua sono stuzzicadenti, sempre per fare, che ne so, qualcosa da mangiare, qualcosa se lo inventiamo. Un'altra tovaglietta, questa l'ho trovata nelle buste di Tiger. Mettiamo qua, molto carina. E poi c'ho queste qua che ho preso da Primark verdi, che saranno tipo quelle di prima scelta, no? E tovagliette da tutti i giorni, molto carine. Questo non so se c'entra, sono bicchieri carini che avevo presi tipo per estate per fare il milkshake. Metto qua, ci sono entrati. E queste qua sono delle bacchette tipo per i compleanni. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Bacchetta magica, ecco, le tirerò fuori al mio compleanno. Molto carine. Ho comprato pure queste etichette che adesso attaccherò sui barattoli tipo del sale e dello zucchero. Farò 3000 prove perché c'è una scrittura un po' brutta, quindi per scrivere carino ci metterò un po', già lo so. Questo dito io non mi do pace, guardate che brutto. Allora, è arrivato il mio momento preferito di questo video, mettere le calamite sul frigo. Allora, voi non lo sapete, ma io ve lo racconto perché è un aneddoto che fa parte della mia vita. Io dal 91 al 99 ho vissuto in un appartamento dentro una palazzina, un appartamento grande perché comunque eravamo in 5. I miei genitori, non so se perché prima andava di moda, che ne so, magari non c'erano tutti questi negozi tipo Ikea, Mondo Convenienza, del fast fashion per la casa, diciamo, te dovevi far fa tipo le cose da falegname, non lo so, dai negozi tipo dei arredamenti. Insomma, prima c'erano più sordi, più materiali buoni. In generale, non ho mai avuto la possibilità di avere un frigo scoperto, cioè avevo il frigo incastonato nel mobile della cucina. Io da quando sono ragazzina c'avevo sta fissa di avere un frigo per metterci le calamite e lo volevo bianco. Quindi ad oggi mi sono andata a ricercare proprio un frigo per poterci mettere le calamite.
sta fissa mi è presa perché da quando io abitavo là, no? Appunto ho nominato sta appartamento così, perché al piano sopra, o a 2 piani sopra, ci abitava una coppia, Patrizia e Marcello, e io andavo sempre a casa loro e lei mi faceva i biscotti, mi ricordo di sta casa, cioè ricordi vaghi perché comunque ero piccola, mi ricordo che c'erano un sacco di piante, lei era una persona con uno stile un po' summer crush, potente, e era forse un po' accumulatrice. Ma inteso come, non lo so, stronzatine, tipo c'ha ancora i disegni che gli avevamo fatto io e mie sorelle quando eravamo piccole. E tenete conto che io e mie sorelle se passavamo con Deborah a 10 anni, con Giada a 14, quindi io quando salivo su erano già passati anni e lei aveva ancora i disegni di mie sorelle. E da quello che so, perché mia sorella l'ha incontrata da poco, gli ha detto: oh, sai, c'ho ancora i disegni vostri a casa. Quindi nel senso è conserva i ricordi, no? E io mi ricordo che su sto frigo ci stavano un sacco di calamite, non ve saprei di se erano calamite dei viaggi, però me ne ricordo una in particolare che era a forma di pesce proprio molto basilare come disegnano i ragazzini, tipo io, con disegni così, ed era un pesce de stoffa, di tessuto, e io penso che poteva averlo trovato nei merendine perché negli anni 90, dagli anni 90 ai 2000, cioè era proprio un must che in tutti i pacchi dei merendine trovavi il regalo. Cioè, si fuori i ragazzini dell'età moderna, dei tempi moderni, non avevano sta gioia. Io ho vissuto quella gioia di trovare sorprese nei merendine. Cioè, anni fa ti regalavano una roba pura Kuwait quando andavi a fare benzina. E quindi niente, cioè, mi ricorderò per sempre sto frigo pieno di calamite con quel pesce rosa, ce n'aveva due, uno era rosa pallido e uno era tipo giallino pallido, poi stavano là da anni, magari col tempo, la polvere, cose, si era un po' scurito il colore, però mi ricordo sto frigo pieno di calamite e mi sono portata dentro sta cosa per anni, che poi fondamentalmente per carità passata, è una cazzata, però che io ho detto quando avrò casa, una cucina, una qualsiasi cosa, io metterò le calamite sul frigo. Anche perché, per dite, no? No, da casa di mia madre c'ha la cucina tutta in legno, come andava una volta, cucina marrone, con il frigo coperto dall'anta di legno marrone. Cioè, il mobile della cucina becca pure quello del frigo, capito? Quindi manco lì potevo mettere le calamite. E poi ho potuto mettere tutte queste calamite e so felicissima. E niente, basta, questo lo volevo dire. Attacchiamo tutte le calamite dei miei viaggi o dei viaggi delle persone che conosco che me l'hanno riportate, o meglio che sono state costrette a riportarmele. E con la scusa ve le faccio pure vedere, guardate che bella questa di Vitor Chiano, bellissima. Poi abbiamo quella di Bomarzo, questa è una delle mie preferite. Guardate questa, che bella! Per prendere la regà, vi dico, ho dovuto fare... Non lo so, sono arrivata sopra che stavo a morire perché praticamente dovete fare tutta sta salita fino a su e c'è sta Civita del Bagnoregio e io stavo a morire, quindi c'è sta calamita in trofeo. Poi, bella questa di Alicante, c'ha tipo dei pezzi di legnetto sfilacciati. Questa qua di Venezia che mi ha riportato mia sorella. Poi, vediamo. Benidorm, la mia vita. Salento. Poi vediamo Buenos Aires, che me l'ha riportata la ragazza che lavorava con noi. Una delle mie preferite in assoluto, de Valencia. Aspettate che cercherò. Poi abbiamo Bolzano. Ovviamente io me le sto a mettere così, poi nel corso dei giorni me le sistemo, eh. Me le metto più come mi piacciono da vedere. Questa me l'ha riportata Elisa, amica mia da Bali. Aspettate che iniziamo ad abbassare. Bella da Bali. San Benedetto del Tronto. Barcellona, però ce n'ho tante di Barcellona, questa non mi piace tanto. Questa sempre di Civita del Bagnoregio che mi ha riportato mia sorella, queste doppie, mo vedo dove metterle. La mia amata Villa Rosa, mi
Mettiamo qua. C'ho pure tutti i glitterini rosa. La mia amata Sardegna. Poi. Alba Adriatica. C'ho tutte ste zone. Mettiamo quella della Sicilia. Mettiamo quella della Sicilia. Mettiamo qua. Ovviamente poi le risistemo più tardi, domani, insomma, quando è. Questa qua me l'ha portata Elisa, amica mia, da New York. La mettiamo qua. Questa me l'ha portata Lorenzo, da non ho capito dove, mi sa in Francia. Mettiamo qua. Ecco, del Barcellona mettiamo questa, ma a me se ce l'ho pure oro, in caso poi la metto oro, facciamo una sostituzione. C'era una tela del Barcellona, pure questa oro l'ho ritrovata, quindi ci mettiamo questa oro. Poi, questa mi ha portata mia nipote da... Queste metto un po' nascoste, ma semplicemente perché non sono tipo paesaggi, capito? Quella sì è da New York, quella sì da Inghilterra, però non so paesaggi, quindi le metto un po' così. Questa de Corfu, con l'occhietti di protezione. Roma. Oddio, mi sta a cascare. Core desta città. E la mettiamo là. C'ho pure questa decisa del bagno Reggio, infatti sono un po' indecisa, però no, quella c'ha un valore affettivo, raga, perché mi sono fatta una sgaloppata a piedi che voi non avete idea. Questa qua di Campomarino, la barchetta, bellissima. Questa che non so pronunciare, mettiamo qua. Vedi, questa è sempre dei miei nipote da Florida, la metto vicino a quella di Inghilterra. C'è questa di Zanzibar, sempre di Elisa. Questa è di Alba Adriatica, però la metto comunque, nonostante già c'è, perché l'ha fatta a mano una signora e le stava pittura davanti a noi, io l'ho vista e quindi niente, l'ho comprata. Ah, mi stava a scordare quella di Gaeta. Sempre il faro. Aspettate, qua. La mettiamo qua, raga, mettiamo qua, bellissima. Bellissima, che altro c'avevamo? Quella di Malta. Oddio. Questo attacco perché mi ha portato mia nipote, però c'è nata i stessi giorni amica mia e me l'aveva portata più carina con la borsetta, quindi le metto tutte e due. Albero bello, guardate che bella sta mattonella. Mettiamo... Oddio, no, ho rovinato il frigo, cazzo! No, mia, sei una cogliona. No, raga, ho rovinato il frigo, c'è manco un giorno. Sto ben da piagne. Ma davvero sto frigo? No, vabbè, raga. Non ho parole. Vaffanculo. Mortacci. No, raga, vabbè, vaffanculo. Mannaggia, oh. Due porco. Questa da Grecia. Questa qua de Cuba. Mettiamo qua. Oddio, però questa è un po' precaria. Metto qua così non ci va addosso niente. Abbiamo questa della Calabria. Mi ha portata Sonia. Questa qua. Che non so pronunciare. Mettiamo questa della Zise. Che mi ha riportata Giada. Questa di Malta che vi dicevo, che metto vicino all'altra, quindi questa Grecia e questa di Malta la metto qua. Questa una mi sa già ce l'avevo. No, mi sa di no, metto, non ce l'avevo questa. Villa Rosa ce n'è un'altra. Villa Rosa ce la metto doppia, raga. La sento come casa mia, quindi ce la metto. C'è la maschera veneziana, questa la mettiamo pure che non c'è scritto Venezia, io so che mi ha riportato mia sorella da Venezia. La più brutta che mi hanno regalato, ma non per il posto, ma per la calamita. Bruttina. La mettiamo qua nascosta. Va bene ragazzi, queste sono tutte le mie calamite.
se siete andati da qualche parte e vi è avanzata una calamita e me la volete dare, scrivetemi, grazie. Ecco qua, questa me l'ero dimenticata col ventaglio, questa pure me l'ero dimenticata, ma in realtà ho messo anche i doppioni perché secondo me era un peccato non metterle e quindi stanno tutte qua. Sulla parte frontale del frigo ho messo solo questa calamita che ho sempre comprato in Spagna. Non cercare la perfezione, cerca la felicità. Giustamente che fai? Non l'attacchi sul frigo. Allora, vediamo un po'. Queste sono le mattonelle che vi dicevo, il rivestimento che alla fine ho scelto, sono andate su Pinterest, cioè ragazzi sta dappertutto, è bellissimo. Quello è il portarotolo, la macchinetta del caffè, qua ci ho messo il poggiapentola del Benidorm che vi ho fatto vedere prima. Questo è il lavello, quella recensione top, toppissima, la mia vita, la amo, canavaccio buttato là. Il forno che è bianco, i fornelli non ho preso quelli dell'ultima generazione tipo Touch, come si chiamano, induzione, non lo so. Ce li avevo al grande fratello e non li sapevo manco accendere, come si è capito non so più niente tecnologica, mi piacciono più questi normali e mi piace molto il fatto che sia tutto bianco. Nel cassetto sotto al forno ho aggiunto un po' dei canavacci che ho lavato, ma in realtà ieri ne ho presi altri bellissimi, c'hanno sia l'avocado, l'ananas, insomma, tutti con le foglie belli. Ho comprato la sac à poche per quando faccio i dolci con la panna per fare la decorazione. Le bustine, che queste qua servono sempre, due misure. E poi ho messo questi che non vi avevo fatto vedere, che sono tipo dei sottobicchieri che avevo comprato al Badriatica tipo nel 2021, una cosa del genere. E guardate che belli, li avevo lasciati chiusi tutto questo tempo e finalmente li ho messi qua. Quest'estate li userò un sacco. E poi vabbè, c'avevo pure questo qua fatto così, molto carino, che ho comprato sempre al Maurice. Qua sotto, quindi qua sopra ci stanno le posate, qua sotto c'ho un po' di pentole, il tagliere, questo coso, il portapranzo, i due piatti che vi ho fatto vedere e qua c'è un po' di elettrodomestici. Questa è la mia cacchettiera che ho dal 2015, ragazzi, la uso sempre, è la mia vita, fantastica, la amo. L'avevo presa al Lidl. Quello là, macchinetta con zucchero filato, il tostapane e lo sbattitore. Quello l'ho ricomprato nuovo perché me l'ero comprato anni fa, ma no, io l'ho lasciato a mia madre. Un baby frullatore e qua devo comprare la friggitrice elettrica, che quando non la uso la ripongo in questo spazietto. E adesso vi faccio vedere di qua. Qua ring light, per farvi capire, abbiamo visto questo cassetto, vi faccio vedere sotto al lavandino. Allora, praticamente qua c'è un secchietto per l'umido, un secchio per l'indifferenziata. E non ho comprato quello per la plastica e per la carta, perché la carta la butterò tutta in delle buste di carta e la plastica nella busta di plastica. Qua c'ho questo cestinello dove all'interno, vabbè, c'ho dei Scottex, delle serviette all'argan buonissime, una spugna, un tagliagrande e le spugne in taglia piccola per quel coso là. Mi raccomando, se vi viene in mente qualcosa che devo comprare, fatemelo sapere nei commenti. Passando ai piani superiori, a parte, vabbè, questa è la cappa. E questa è la lucetta. Passando ai piani superiori, là sopra metterò tipo pasta, riso, pan bauletto per fare i toast, queste cose qua. Qua ci voglio mettere tutte le spezie. Per il momento c'è sta il sale da tavola, i stuzzicadenti, i zeppettini per fare caffè, per girare il caffè. Qua c'ho i piatti di carta, sale, zucchero e qua metterò l'olio che appunto non compro a bottiglia perché c'ho da mio cognato. Passiamo di qua dove troviamo un po' di schifezzine tappafame, qua mezzo oghi salvavita, i zuccherini che ho comprato l'altro giorno al Carrefour perché ho fatto i cupcake, i bicchieri, noccioline, le mie chupa chups preferite, cocco e ananas. Queste quando le aprite sono tutte bianche con dei micro puntini verdi che sembrano muffa, però sono veramente buone. Ancora non ho capito se sono quei puntini, ma sono veramente buone. Patatine, a me piacciono queste rustiche rigate, i Ritz, le cialde per la macchinetta,
la camomilla con la melatonina, le puff, e questi li ho comprati da Ikea perché volevo fare un video su TikTok dove decoravo i biscotti col kit. Qua sopra abbiamo il servizio dei piatti, quella brocchetta con i centilitri, insomma, Peppi ai misurini, una piccola insalatiera, scolapasta e quello per poggiare i coperchi. Allora, di qua che è l'ultima anta, tra l'altro piccolo spoiler, guardate che meraviglia, cioè la mia vita troppo. Allora, là c'ho tutte, vabbè, ciotoline di bambù, di cocco, là che vi ho fatto vedere prima, tutte le tazze, ma non so tutte, non me le so riportate tutte da casa di mia madre, perché sennò non mi bastava l'intero armadio. E qua c'ho il bicchiere, lo scolapiatti e la tazzetta di Barbie. Allora, vi faccio vedere anche che cosa ho nel freezer, cioè il niente. Qua c'è un sacco di ghiaccini, questi sono tipo per le occhiaie, cetriolini quelli freschi. Là c'ho due pacchetti di sofficini, i ghiacciolini pure qua e un misto per soffritto, perché quello non deve mai mancare. Allora, se avete la possibilità di farlo fresco, io preferisco farlo fresco, che ti metti là, tagli la carota, eccetera, però tante volte uno va de corsa, quello ti salva la vita. E aprendo il frigo, il niente cosmico, il nulla più totale. Vabbè, queste sono le merendine, ce faccio colazione. Poi ace del Carrefour, fatto così, la mia vita, non si sa quanti me ne bevo. Quelli, vabbè, messi così là, perché ogni tanto me li mangio. Mi mangiavo soprattutto quando andavo all'asilo elementare, mi piacevano un botto. Questa è l'aggiunta che ho fatto, non so cosa potrei metterci, ma qualcosa ci metterò. Qua c'è una baretta. Il kefir, questa è rimasta vuota, ma penso ci metterò il succo. Una bottiglia d'acqua, altra acqua e tutte le bevande zero. Allora, questo è il bellissimo lampadario, ma non vi spoilerò più niente. Allora, il grosso del video è fatto, cioè nel senso che avete visto che l'abbiamo riempita. Sto qua col foglio e la penna, che guardate quanto è carina, non si vede. Eccola qua, c'è tipo una rennina e qua... c'ha tutte le lucette che lampeggiano, bellissima, comprata ieri dal cinese per ben 2 euro. Allora, ho scritto un foglio, perché già io ho a memoria a breve termine, ho scritto su sto foglio le cose che devo comprare. Però non è inteso tipo insalata, roba fresca che te mangi tutti i giorni, è intesa roba per riempire la credenza. Anche perché la roba che mi serve tutti i giorni, vado tutti i giorni a fare spesa, che ho il castoro a 2 minuti da casa. Poi se proprio voglio dare una botta di vita alla mia vita... mi faccio 8 minuti di macchina e c'ho Lidl, che è il mio supermercato preferito. Allora, ho scritto sale, zucchero, pane, pasta, riso, pelato. Pelato uno lo devo comprare, mi serve, perché se devo fare una lasagna mi serve il pelato. Però io di solito il sugo, la pasta, mi piace fare quello fresco. Mais, sottaceti. Sottaceti è inteso tipo come se te devi comprare olivette nere, i carciofi, queste cose qua. I biscotti, perché un pacco di biscotti mi serve. Prima mangiavo molti più biscotti, ma non tanto. E i miei biscotti preferiti sono i pan di stelle, fatemi sapere quali sono i vostri. Poi ho scritto i cocchini, che sono qua, specie di biscotti fatti tipo a vulcanino, che non vendono nelle buste, ma tipo nei vassoietti, che sanno proprio di cocco e ti rimangono tipo tra i denti tutte quelle scagliette di cocco, però sono buoni. Marmellata, io mangio solo quella di ciliegie. Fette biscottate, surgelati, perché... se viene un'amica e c'ha voglia di, che ne so, di insupplì, di patatine, gliele faccio. Il crodino, che la vita mia mi piace il crodino giallo. Il rotolo di torta rustica, quello me lo ricordare, anche se fa parte delle cose che uno può comprare tutti i giorni, perché ho un po' voglia di torta rustica. Le spezie. E che altro le manca? Pure su questo datemi una mano, però arriva il bello, perché ho fatto l'altra parte della roba, tipo, che compri dal casalinghi, no? Ho scritto teglie, le teglie quelle d'alluminio se devi cucinare qualcosa, i coperchi per pentole e padelle, carta stagnola, carta trasparente, che aiutatemi perché io c'ho un vuoto. Come si chiama la carta trasparente? Cioè c'ha un nome la carta trasparente, la pellicola? O si chiama pellicola? Vabbè, ho scritto carta trasparente, tanto io nella mia pazzia mi capisco. Piatti fondi, quelli di carta, perché possono sempre servire, lasciarla. Rotella taglia pizza. Le presine io non me le so scordate, perché sono una delle prime cose a cui ho pensato, perché ho detto, se devi a qualcosa fuori dal forno, come api. Il problema è che le ho trovate tutte brutte, e visto che io non voglio più ricadere in vecchi schemi dove ero un'accumulatrice, che tipo, tu vai là, dici ok, mi servono le presine, sono brutte, però poi vabbè, chi se ne frega, me le ricompro. No, io ho aspettato, sono stata brava, ho aspettato perché quelle non mi piacevano, quindi girerò per prendere delle presine. Però è che effettivamente
Ma che altro mi manca? Perché a me pare che c'è sta tutto. Aiutatemi voi. Che altro mi può mancare? Più o meno avete visto quello che ci ho messo dentro. Un'insalatiera, ce n'è una piccola, potrebbe avere una più grossa, provo a scrivere insalatiera. Insalatiera. Boh. Non lo so. Non lo so. Mi raccomando, eh. Io mo carico il video subito, cioè lo monto e lo carico subito, così poi leggo subito i vostri commenti e andiamo a fare questa spesa perché mi serve, però chiedo l'aiuto da casa, cioè da voi. E niente, raga, questo è tutto. Non avete visto granché perché ho detto aspettiamo l'home tour, però già si può capire un pochino. Dalla bellissima tovaglia e guardate qua, è tutto verde, il mio colore prefi prefi, ho preso anche la Icossa nuova verde, ma come si fa? Ma come si fa? E niente, vi mando un grandissimo bacio, se vi va lasciate un like e ci vediamo molto presto con un nuovo video.